La musica è una linfa vitale per tutti noi, una linfa che può essere semplicemente ascoltata oppure suonata, come fanno i nostri due ospiti del Conservatorio della Svizzera Italiana, che vi presento subito. Ciao e benvenuti a Anita Olivieri Passeri e Alberto Barberis. Benvenuti ragazzi. Grazie. Allora, io direi di iniziare magari presentandovi. Anita, parlaci un po' di te. Allora, io sono la quinta figlia di una famiglia di non musicisti. Mia madre era appassionata di flauto, mio padre era professore di scienze. Sono nata a Monaco in uno dei viaggi di lavoro di mio padre, dove ho vissuto per 4 anni, e poi mi sono trasferita, dove ho iniziato e concluso i miei studi, a Firenze. E nel 2011 mi sono trasferita a Lugano per il Master of Arts in Music Performance, che ho concluso da un mese. Quindi fresca, freschissima. Ah, complimenti. E tu, Alberto? Ma io sono figlio di un chitarrista dilettante, il quale appunto mi ha spronato fin da piccolino a iniziare appunto a suonare uno strumento, e così sono stato obbligato a suonare la chitarra in modo, diciamo, professionale, fino ad arrivare a farlo professionalmente. E sono italiano, sono nella provincia di Torino, e ho studiato a Torino chitarra classica e anche ingegneria. Mentre studiavo chitarra classica, e poi, diciamo, mi sono appassionato alla composizione, e infatti mi sono poi iscritto a questo Master of Arts in Composition proprio qui al Conservatorio di Lugano, appunto. Che, diciamo, il connubio matematica-musica non è poi tanto strano, no? Forse per tanta gente lo può essere, però non lo è, perché la musica è fatta di numeri, dal punto di vista fisico, dal punto di vista anche più geometrico, diciamo, quindi sì, sicuramente è la parte che più mi ha affascinato. Nella puntata di Applicando, che abbiamo trasmesso proprio poc'anzi, facciamo vedere l'esempio di un simulatore di performance. Insomma, in sintesi, per quanto riguarda i musicisti, no, che devono fare pratica con le audizioni, c'è un simulatore con tanto di pubblico e di giudici che giudicano. La domanda è questa: come vi preparate alle audizioni voi? Magari Anita. Appunto, le audizioni sono un tipo molto particolare di concorso, perché le audizioni sono specifiche per entrare nelle orchestre, e di solito si hanno 10 minuti di tempo per mostrare al massimo le capacità in brani che sono stati richiesti dalla giuria stessa. È un lavoro di stress, perché bisogna partire dalla prima nota, deve essere tutto perfetto, tutto preparato. È molto mentale anche la preparazione, molto dell'immaginarsi la situazione, sapere dov'è, e quindi lo studio è molto mirato sia tecnicamente, ma appunto per me la concentrazione migliore va nella preparazione psicologica. E per te, Alberto? Ma per il mondo della chitarra è un po' diverso, perché la chitarra non fa parte dell'organico orchestrale, quindi noi non facciamo audizioni per entrare nelle orchestre solitamente, ma facciamo molti concerti da solisti, quindi diciamo il chitarrista è un solista e deve imparare a stare sul palco, e tante volte è più importante l'energia che riesce a trasmettere sul palco per diciamo trasmettere la sua musica, diciamo. E questo è completamente diverso da quanto succede invece nei concorsi, dove viene richiesta una particolare pratica, tutto deve essere perfetto come appunto richiesto. Quindi il concerto e il concorso sono proprio due cose completamente diverse. Sì. Comunque, dietro ogni esibizione c'è tantissimo studio. Ma a voi piace di più il prima, lo studio, il durante o l'applauso finale? Sono come tre cose completamente diverse, come dire preferisci la colazione, il pranzo o la cena. La preparazione è il momento in cui uno può tirare fuori tutta la fantasia e in cui nessuno può criticare, no? Quindi si può fare fuori stile, si può fare anche gezzato, no? Non importa, no? È il momento in cui uno va alla ricerca e alla comprensione di quello che il compositore scrive. Mentre il concerto per me è sempre un momento di ricarica, cioè il momento in cui io mi rendo conto, ok, tutto il lavoro che io faccio è per questa ragione, è il rapporto col pubblico. Gli applausi fanno parte del concerto, quindi per me ci sono due fasi fondamentali. Anita, tu hai iniziato a studiare a 9 anni, come hai scelto questo strumento? Io volevo suonare, non era importante tanto lo strumento. Mia zia consigliò a mia madre uno strumento a fiato per farmi stare zitta, perché mentre suonavo almeno non potevo parlare. L'innamoramento col flauto è stato quasi casuale, è stato quasi lo strumento a scegliere me, e poi le cose sono funzionate. Alberto, sei compositore e chitarrista, no? Abbiamo detto, ma le due cose sono cresciute insieme?
In verità mi sono avvicinato alla musica grazie alla chitarra, allo strumento, diciamo. E, ho quindi studiato per diventare un chitarrista, non pensavo troppo all'aspetto della composizione. Poi forse i miei studi magari più matematici e ingegneristici hanno fatto sì che mi avvicinassi più all'aspetto teorico della musica. E questo aspetto teorico in questo momento è quello che invece mi interessa di più. Quindi ha superato anche l'interesse di quello che è la performance, di quello che è il pubblico o l'applauso di cui si parlava prima, ed è diventato quello che, di cui mi voglio occupare. Quella parte, quella dimensione che sta prima ancora delle note, quindi tutto il pensiero che ci sta dietro. Questa è sicuramente la parte che in questo momento mi interessa di più, diciamo. Anita, qui hai il tuo strumento e se sei d'accordo ti faccio accomodare alleggio e ci suoni qualcosa, eh? Allora, di Carl Philipp Emanuel Bach, Anita ci suona l'allegro tratto dalla sonata in La minore per flauto solo. Brava, grazie, grazie Anita. Ragazzi, io vi ringrazio per essere venuti a trovarci, grazie Alberto, grazie ancora Anita, e sicuramente di musica classica del conservatorio avremo modo di continuare a parlare nel corso delle prossime puntate.